Ragazzi, qui è del 38 e siamo su Star Wars Battlefront 2. E completa due e ottieni due gratis. Comprane due e ottieni una gratis. Ah, ok, non l'avevo capito. Sono scemo io. Allora, salve ragazzi, qui è del 38 e siamo su Star Wars Battlefront 2. E questo è il nuovo aggiornamento del gioco, General Grievous. Però non mi piace sta skin. Andiamo su collezione e vediamolo un poco. Estetica, non lo posso comprare perché non ho il big money, vedete? Rispetto a tutti i miei amici, che buona parte, tutti quelli che giocano a Battlefront 2, hanno talmente consumato questo gioco a arrivare a livello 70 per tutti i personaggi, tutte le classi, 1, 2, 3, 4 classi a livello 70, che io sono meno male a livello 33, per personaggio, non quasi tutti. Dipende. E eroi, perché anche gli eroi devono salire a livello 10, che loro a livello 10 ce l'hanno tutti. No, che livello 10? A livello, aspettate, fatemi vedere a che livello è. Livello 20, perché l'ultimo livello è il 20, che però si sale comunque, per le carte intendo almeno. Hanno i big money. Comunque, ecco qua General Grievous, vediamo l'anteprima. Allora, le sue carte, che non possiamo vederle giustamente, io lo devo pure comprare, quindi non posso mettere manco le sue carte in teoria, perché non lo posso livellare. Ecco gli aspetti, due skin, cioè uno e due. Allora, mo l'uno è molto meglio, cioè lasciate stare la skin 1 intendo. No, ma è discretamente fatto bene. Certo, non sarà mai come nel film perché c'è qualche imperfezione, però già è qualcuno. Però chi se ne frega, mo non esageriamo, è bello. È un gigante. Paragonabile a tutti gli altri soldati, eroe è un gigante, anche ovviamente pure più grande di Darth Vader. L'emote, vediamo se si sente l'emote. Eh sì. Eccole qua. Bellissimo. Forse questa è l'unica skin che ho sbloccato, che ho voluto comprarmi perché era simpatico. Questa è bella, infatti mo me la sblocco pure, la compro. È una bella emote. Ho pure un po' di problemi di connessione. Ecco. Sì, vorrei farlo sentire in versione in italiano, però non mi interessa perché io gioco con la lingua inglese. Pose vittoriose. Io ho preso questa che mi piace di più. E praticamente sta correndo a solo le tre spade. E poi sta una sottospecie di curva, cioè alla slalom baby, e fa questa posizione strana. Questa è quella che tutti hanno in buona parte, che è la, diciamo, la classica. Questo che corre però non mi piace. E questo invece ti schiaccio, più che ti schiaccio si sta difendendo in maniera brutale, però meglio questa. Bene, per il momento noi dobbiamo fare un po' di big money, dobbiamo fare un po' di gioco, quindi giocheremo per avere punti per sbloccarlo, però più che altro voglio fare solo, ma voglio registrare solo partite di guerre, di cloni, della guerra dei cloni. Quindi staccherò ogni tanto la registrazione perché giustamente voglio fare direttamente solo battaglie della guerra dei cloni. Così General Grievous ha più un senso vederlo in partita che in altre circostanze. A fra poco. Ecco ragazzi, questa è la prima partita della guerra dei cloni, almeno quella che ho trovato, Naboo. E siamo i droidi, quindi parleremo anche di General Grievous. E ho un mio amico in questo momento che si chiama Fuoco Grievous qua. Fuoco Grievous. Non lo so, però spero che si senta la tua voce perché sto usando il cellulare, quindi dovrebbe. Sì, parlerò a vuoto e inizieremo a parlare. Tanto stiamo parlando della guerra dei cloni, degli aggiornamenti e stiamo parlando. E sono in batto. Madonna, Raffiche, calma, 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 calma. Allora, stiamo parlando dei nuovi aggiornamenti e sapremo gli aggiornamenti anche di Geonosis. Stiamo parlando dei veicoli che sono stati aumentati. Quindi, ma aspetta, l'AT che in Naboo che si usa solo uno, in teoria dovrebbe essere in due allora. A sto punto, se hanno aumentato.
E allora le hanno aumentate per forza, perché se prima su Endor aspetta, quindi forse anche il veicolo qui che usa il laser, che mi ha ucciso giustamente. Sì, l'AT, la cannoniera l'AT. L'AI. Esatto. Esatto. Il veicolo militare, sì. No, dove sono? Ah, sì, ok, ho capito qual è quello che stai dicendo. Ok. Hai. Sì, ho capito quale stai dicendo, sì. No, no, ho capito quale. Sì, hai ragione, non ci avevo pensato. Aspetta che sto avendo a che fare con il. Non lo so, può essere, ci può stare. Precipitiamo. Madonna, ho visto l'ombra dell'arto qui, che lo sto massacrando con gli spari, cioè mi sta proprio ignorando. Mo lo ammazzo, lo distruggo. Aspetta, vediamo come se è stato aggiornato quando lo distruggi, che succede. Zitti, voglio vedere. Ah, sono scemo che sono andato contro i nemici. Lol. No, aspetta, voglio vedere se hanno aggiornato il fatto che quando lo distruggi quella AT, se fa quello scatto veloce o è stato aggiornato del tipo precipita. Aspetta. Sì, infatti, ma non so dove. Aia, ma mi stanno facendo male. No, ma non lo vedo più, l'hanno distrutta, però volevo vedere la reazione, l'action. Vabbè, pazienza. Comunque, parlando di cose serie, abbiamo saputo l'aggiornamento che ci saranno ben 10 ATTE a disposizione. ATTE, sì, infatti è meglio. Oddio, non avevo capito che ho ammazzato quello che aveva il bazooken. Così a caso, non ci avevo fatto caso, meno male. Ho ammazzato un clone alle spalle. Ah, ma sono i separatisti, attaccano alle spalle. Comunque, che si possono usare comunque 10 camminatori repubblicani. Io forse un po' sono indeciso, non credo 10 sono troppi, Luca, 10 sono troppi. Io credo più che altro che sarà. Vabbè, ma tanto forse c'è il 50% di probabilità che non sento la tua voce e sento solo la mia, quindi quello dice: chi è questo Grievous? Chi è questo Luca? Io non sento nessuno, questo parla da solo. Oddio, aia, maledetti. No, comunque no, per me 10 sono troppi. Secondo me sì, ci saranno 10, però sono sicuro che almeno forse 3 verranno usati dai giocatori. Ecco perché forse hanno aumentato il numero. Ho visto cannonate, ma perché io non vedo Grievous? Io sto facendo questo gameplay dedicato proprio a Grievous, generare Grievous, e nessuno lo sta usando. Ma che è sta cazzimma? Siamo i droidi adesso, siamo i separatisti, quindi dobbiamo vedere Grievous che gioca, che fa il culo agli avversari, non che arriva e muore. Inizia a tossire. L'aspirina, sono qui per prendere l'aspirina, non ammazzare Jedi. Ah, però comunque tutti quanti stanno usando, buona parte sto incontrando soldati, cloni che stanno usando i giocatori, solo skin della mappa, nessuno, non ho visto ancora nessuno con skin diverse, strano, come mai? Sì, però molto strano, ma oddio, che cosa mi è successo? Cosa ho visto? Ho visto uno con le spade laser, era Grievous perché ho visto una spada laser verde, zitto. Sì. Però. Eccolo.
Eccolo, finalmente, bella morte. Wow, tutti i coloni là, vacci, aiutami, generale! Generale, perché scappa, generale? Aspetta, voglio venire con te, generale. Aspetta, no, è divertente, è bellissimo, però è bello da vedere. È grosso, è... finalmente, avendo una buona connessione oggi, posso dire che è bello vedere. Madonna, come cammina, un ragno, è un ragno. Eccolo là, è il ragno che cammina. E sta uccidendo cloni. Stanno facendo una ecco uno della squadra Wolf. Bravo, che ha ucciso uno della squadra Wolf. Sono fuori campo. Aspetta. Ok, ho perso la vista. Grievous, ah, eccolo. Oh, è velocissimo comunque. Lascia stare che è velocissimo. Come fai a usare un personaggio del genere? Parlo con Grievous e adesso non c'è, non riesco più a sentire. Non lo vedo più. Grievous, ah, è occupato, quindi ha messo muto. Ok. Comunque ragazzi, tornando a noi alla discussione, avete visto un attimo Grievous, io non lo posso usare perché lo devo comprare, cioè lo devo sbloccare. Aia, sono morto, molto male. Possiamo usare anche un pesante, però adesso ora come ora non voglio. Comunque tornando a noi, sì, avete sentito bene, hanno aumentato il numero dei veicoli. Hanno ottimizzato anche il fatto della scelta della fazione, ecco, di che categoria classe vuoi. Prima l'avevano un atto rimosso, ma rimosso in senso che eri già in automatico a andare in campo come soldato, e questo era un po' brutto. Invece ora poi ogni volta che muori puoi cambiare come era prima, però nel frattempo entri sempre tramite un compagno e roba simile. Non riesco a uccidere uno con la skin mimetica e questo mi dà fastidio. Ho visto pure un Jedi un minuto fa. Madonna, pure un calcio bruttissimo. Sono morto male. Malo, sono morto molto malo. Voglio vedere il generale Grievous, però non lo vedo. Vabbè, usiamo. Vabbè, voglio ancora usare lui. Fino a qua non sarà il 35. Lol. Ok, usiamo lui, che è un super droid da battaglia. Comunque non vedo l'ora che a novembre, diciamo dicembre va più che altro, perché a fine novembre uscirà finalmente Geonosis. Solo io potevo beccare un maledetto jetpack che mi lancia giustamente il missile addosso. No, non usa una pistola contro di me. Dai, rientra, dai, smetti di sparare, smetti di sparare, smetti di sparare, così entra e ti faccio supporto. Ok, non più. È morto, cioè, ok, sono con Darth Maul. Aia, madonna, esplosioni everywhere. Bosco. Quindi siamo in due eroi. Perché anche gli eroi sono stati aumentati, sono diventati in 4 a quanto pare. Yoda, vedo Yoda, brutto Yoda. Aia, morto male da chi? Ah, da un clone di seccatura. No, io devo livellare prima al 35, se no non sono contento. Hanno fatto bene però questo aggiornamento di vedere la mappa quando tu riconnettiti in questo modo. È buono. Aia, ma che è? Sto morendo in maniera brutale. Hanno aggiornato anche il fatto che se vieni danneggiato molto male come droide perdi pezzi. Questa è una cosa che prima non c'era, è molto buono. Però io volevo vedere quando distruggi quel maledetto cannoniere. Ah, no, non è quello. No, perché se c'è la cannoniera volevo vedere che fine faceva. Cioè come faceva, se precipitava o se esplodeva in volo. Aia. Aia, e basta. Non riuscivo a capire dov'era. Ecco, mi ha attaccato in pieno, maledetto X-Win. No, Y, quello che è. Bene, stiamo entrando dentro. Oh, Dio, quanta gente. Bella kill, belle kill. Bella. È ora di fare un emote. Oh, non questo. Ah, quindi hanno sistemato prima. È la mia animazione. Boh, non posso fare la mia animazione. Vabbè, no, volevo fare la mia animazione. Roger. Oddio, quanti jetpack. Ma quanti jetpack potrei averne? 2, sì. Come sempre, sono rimasti standard i numeri
dei soldati. Solo gli eroi sono stati leggermente aumentati di uno, giustamente. Prima erano solo in tre, adesso sono in quattro. I veicoli sono stati aumentati. Vabbè, hanno fatto più frenetico la battaglia. Comunque, con l'aggiornamento di Geonosis sono curioso di vedere come va. Io voglio vedere come sarà fatta la mappa di Geonosis. Voglio anche e soprattutto vedere se hanno fatto qualche cazzata con qualche aspetto estetico inventato dei cloni. Mamma mia, quanta gente. Ho perso la testa. Non perdere la testa. Picchiatemi. Eccolo qua, guardate. Ah, quindi ora come ora dobbiamo entrare là dentro. Sì, perché siamo riusciti a entrare, a rompere le scatole ai cloni. Bene. Io sono curioso che... Ah, madonna, brutto. Brutto, brutto, brutto. Ho visto una brutta persona. Una vera brutta persona. Beh, persona. Era qualcosa che non era certamente... Ecco, fammi entrare. Ci sta Grievous dall'altra parte. Io voglio far vedere Grievous. È morto Grievous, cioè voglio vedere Grievous, è morto Grievous. Sto facendo una brutta figura, sì, lo so ragazzi, sto facendo veramente brutte morti, lo so. Ditemi cose che non so. Ecco, oh, bello, sono bello. Grievous è scomparso, credo che chiudo a sto punto. Non risponde. Mamma mia, quanta gente! Ma quanta brutta gente. Però la gente è aumentata nel gameplay qui, eh. Ma secondo me per via di questi aggiornamenti, che poi in buona parte saranno tutti gratuiti. Non è malvagio come cosa, il fatto degli aggiornamenti gratuiti. Ma l'hanno fatto apposta per avere pure più gente che gioca e cose varie, perché aveva perso molta clientela con questo gioco, diciamocelo. Purtroppo è così. Vabbè, ma perché solo io becca io? Il karma. Ah, vabbè, questo invece mi ha rubato la kill a Yoda, del tipo mi nascondo, ammazzo tutti. Dai, fammi la... Sarei a livello 25, 35, così sono a posto. Il 35 è il massimo per le carte. Vuoi sbloccare tutte le carte delle fazioni, no? Almeno questo. Comunque Grievous, mo sono arrivato, mo datemi un po' di tempo, no? No, invece no, sono morto in maniera brutta. Sono al livello 35, lo so, però non me l'ha confermato, quindi vado un po' più avanti fino a quando non mi esce l'insegna livello 35. O mi è uscito ma non ci ho fatto caso perché sto morendo malo, come dice un mio amico malo. Ma che è tutto ma che è sto comunista? Arrivano, saltano e mi sparano, ma cos'è? Calma ragazzi. Ah, partita persa. Mamma mia. Ok. Mo dovrebbe starcela. Mo dovrebbe fare la parte dei buoni, giusto? Chiamiamola così. Oh, quanti droidi! Oh, tutti bellissimo! Cioè, ma solo un eroe è andato sopravvissuto, più o meno. Allora, vediamo un po'. Il livello 35 me l'ha confermato. A me questo è l'importanza. E ora posso cambiare personaggio. Purtroppo cambiare personaggio. Devo cambiare classe. Bel problema, perché io devo livellare l'ufficiale e il cecchino. Ah, guarda come sono bello, con tutte le mie belle tranne lui che lo odio. Bello. Perché non gli hanno fatto l'armatura a lui, che palle. Mi dà molto, molto noia, mi dà. Bello. E vabbè, dai, non è malvagio. Però lui specialista cecchino, come lo livella al 35. Intanto, aspettate, equipaggio. Ah, non è equipaggio, è potenziamento. Quindi posso potenziare finalmente. Potenzio la granata, prima di tutto, potenzia. Sì, intanto potenzio quelli che ho. Ah, non posso più potenziare. LOL. Bello. Dai, cominciamo la prossima missione intanto. Bello però vedere tutte queste skin comunque.
rendono il gioco non migliore, perché la mia paura, come molti altri, erano tutti It's a Power Ranger, sì, perché versione Power Ranger, tutti arcobaleni, invece meno male non è così. Io scelgo questa skin perché almeno è bianco e richiama molto il clone base, solo per questo motivo. Chi è che mi ha mandato un'email? No, niente. Vedo una granata qui. Non mi interessa. Però è bello. Alcuni hanno pure. Ahia, non era nostra. Ahia, mi ha fatto leggermente male. Vabbè, mo' mi ripiglio. Però alcuni hanno pure la skin base, perché magari dico no, non voglio avere la skin. Anche se io credo che molti sono nuovi giocatori proprio. Bello, così lancio granate e faccio male. Bello. E ho fatto pure assist. No, a me servono punti perché devo comprarmi in generale il Grievous, se no non so. Ah, là corrono NPC randomici. Aia, aia, molto male, mi stanno facendo malissimo. Malissimo, morti. Bello, guarda come salta. Guarda, usiamo ben tre skin differenti. Abbiamo pure la squadra Wolf al nostro... Aia! Aia, ma chi è che mi sta facendo... Erano là, chi li aveva visti? No, andiamo con sempre lui. Per il momento lui. Ma perché sono tutti con questa skin schifosa? Vabbè, questo è morto. Vabbè, vado con te perché mi sei simpatico, perché hai una skin più bella di quello là. Cioè, praticamente noi il gioco, come notate, la nostra squadra, squadriglia, non è che noi spottiamo e aspettiamo. Noi abbiamo poi una squadra predefinita e chiunque. Prendi. Agganciato, obiettivo, agganciato, dimmi che colpisce. Bello. Dimmi che l'ha agganciato, dimmi che lo aggancia, dimmi che lo aggancia, dai, ti prego. Obiettivo agganciato. Ah, ecco come funziona, ok, non l'avevo capito. Perfetto. Aia. Dai, ho fatto punti io non ne faccio punti di kill, io faccio punti di... aia. Di seccatura, già abbiamo... Ti ho dato un grande mano, aiuto. Ah, però è molto dinamico, però è diventato il gioco. Hanno aumentato pure il fatto dei danni dell'armatura, che... Bello lui. Questo io spero che prima o poi faranno una skin dedicata a lui con la versione degli uffici, dei superiori, come posso dire, dei comandanti delle legioni. Non sarebbe malvagio. Intanto nessuno usa... il veicolo là. No, nessuno. Vedo Yoda. Ah, eccolo. Io voglio vedere che come. Aia. Cavolo. Ah, aspetta, quindi. Vabbè, però io voglio vedere quel cazzo di veicolo. Vabbè, lo uso io direttamente a sto punto. Vediamo che succede. Perché però indirettamente non vedi, capito? Vedi, non ti fa vedere che fine fa il veicolo. Questo che mi dà sui nervi. Quindi non lascio stare. Andiamo qui. Bello, siamo al mercato, ragazzi. Ordine 66, siamo in 66, no vabbè, la vita del veicolo, non si può salire, vabbè, pazienza, ci ho sperato. La mia squadra sta tutti davanti, è bello che viene pure segnalato, hanno aggiornato questa parte della squadra, che non è che è malvagio, perché tu è predefinito, scegli la tua classe e sei a posto, infatti ti metto a fianco che classe sei, infatti sono quasi tutti i soldati. Solo uno è uno specialista a quanto pare. Prendi, al volo. Preso, preso, preso. No. Muoviti, 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 muoviti. No.
Pochi, per poco, per pochissimo. Che sfiga, che sfiga. Sfiga tantissimo. L'obiettivo non è facile, comunque. Non è affatto facile. Ah, dai. I believe I can fly. Morto. mi è piaciuta questa. Questa mi è piaciuta. Vorrei fare una partita. Sta durando, questo, la versione con i cloni in fase 2 e mo mi serve la versione con la fase 1, quindi solo e unicamente Camino. Quindi questo gameplay è dedicato, volevo anche far vedere Grievous, però Grievous non so, non lo sta usando, quindi a parte che io sto morendo in maniera malvagia in tutt'al per altre cause. No, stavo guardando un po' in zona. Madonna come mi fa male, infatti vedevo che mi ha fatto Mans, mi ha fatto molto male. Vedi, se metti predefinito vedi tutta la battaglia, guarda che figo. Bella. E questa è una bella cosa, almeno vedi tutta la partita come sta andando, più o meno. Però ripeto, nessuna. Aia, e basta, ma qui è che mi spara a raffica, mo' mi incazzo. Ah, è un superatore della battaglia. Porca miseria. Ah, oddio, mi sono trovato davanti alla. Giustamente. Scusate, non volevo. Eccolo là il veicolo, dai. Fammi vedere dov'è il nostro veicolo preferito. Non lo vedo. Maledizione. Vorrei vedere che. Perché dovete sapere che quel veicolo. Può essere pure bello, però quando lo distruggevi quel veicolo faceva una sottospecie di scatto. Mamma mia, ma perché dovete lasciarmi in pace? Lasciatemi in pace. Aia, morto. Sto facendo schifo, lo so, scusatemi, ma vabbè, dai, uso lui, basta, mi sono stancato. Siamo già qui. Ah, bello però l'ingresso, visto così però, giustamente. Siamo in fase difensiva, quindi non si può più usare veicoli. Che palle. Aspettate, vediamo. Vediamo che succede se viene distrutto. No, io voglio vedere che succede se viene distrutto. No, cosa? Ancora devo sistemare sta cosa. Ha fatto un cacchio di volo, partito via male, molto male. Poi ha preso il turbo, proprio il brucio de gut. Ho visto qua quello che non dovevo vedere. Ecco, beh, mo vedo, mo ho visto Grievous. Volevo vedere Grievous, ho visto Grievous. Eppure molto male. Addio, però con la skin danneggiata, che brutta. Preferisco sempre la skin normale. Attenzione che qua c'è un Grievous. C'è un cacchio di Grievous lì. C'è un Grievous ragazzi lì. Aspettate che ora vi raggiungo. Tanto qua la gente muore per colpa di Grievous. Quindi è tutto a posto. Mamma mia. Ma che è? Calma. Un frame rate che è andato proprio malissimo. Sì, io uso il bar rage ragazzi, che ovviamente lo adoro come arma. Ho visto Grievous, proprio di sfuggito, un ragno è stato, un arachnide che è corso come un pazzo. Aia, mannaggia a te. Di uno che tiene. Cioè, dovete capire che tu, io affronto. Abbiamo a che fare con un Sith che ha una spada che in realtà ha due lame. Poi abbiamo un altro Sith, un altro cattivo, che poi è un generale dell'esercito, che porca miseria usa quattro spade. Cioè, ditemi voi. Madonna, mi sono spaventato, mannaggia a te, Luke. Dimmi che ha ammazzato qualcuno, dimmi che ha ammazzato qualcuno, dimmi che ha ammazzato qualcuno, non ha ammazzato nessuno, via 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 via. Lanciano granate. Madonna, che brutta morte che ho fatto, stupida. Mamma mia, questo gameplay non sta finendo, eh. Ok, uso lui.
Devo tanto livellare tutti, quindi a posto. Com'è bello vedere tutte le skin qui, belle e buone. Io non vedo nulla, sto sparando a raffica, eh. Com'è bello che tutti vanno all'attacco. Moriamo, dobbiamo andare e moriamo tantissimo. Lol, no. Aia, morto male. Dimmi che ho fatto qualche danno. No, neanche uno. Cioè, sono inutile, palesemente. Usiamo lui giusto perché voglio usare un personaggio forte. Forte. Mamma mia, mi sono salvato per un pe... Aia. Aia, mi hanno accecato, non vedevo nulla. Va bene, facciamo lui. Però hanno rimosso molti bug. Questa è una cosa bella. Questa è la cosa più bella del gioco. Buttiamogli le sedie addosso. Proteggiamo i posti e spariamo. Aspetta. Difendiamo in tutti i modi possibili la base, quindi distruggi, portiamo via le sedie e portiamole giù. Del tipo, chi sta vedendo sta cosa dice ok. Noi difenderemo anche a costo di buttare tutte le sedie giù per le scale. Ammazzo i cloni così, guarda. Ehi, cloni, scusate, sono traditore. No, cazzarola. Io scherzavo, ma dobbiamo anche difendere qui. Questo sarà un bel massacro ora. Portiamo tutte le sedie via da qui. Tutte. Guarda come lancio il barrage, proprio a raffica del tipo, ma surprise. Bella kill. Brutto, brutto, brutto. Ho visto una cosa brutta, molto brutta. Brutta, 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 brutta. Non brutta, bruttissima. Vabbè, quelli sparano a raffica, vabbè, quelli li ammazzo io, non è un problema. Qualcuno mi ha leggermente folgorato e fatto male. Ok. Boss, sì. Bella. Ma dai, ma come fai a combattere contro queste bestie di Satana? Spiegatemelo. Ci stanno leggermente facendo il mazz, il culetto. Però ripeto, hanno fatto un bella... oddio, questa è nuova, non l'avevo vista. Bella. Questa la conosco. Bella. Vabbè, guardo quadri. Lo del sole. Oh, questa è la ciappa. No. Andiamo. Uè, cannami, attacchiamolo, sparvati. Morto. sono venuto inutilmente, cioè posso anche accompagnare, cioè sono venuto solo per morire, insomma. Cosa più che giusta. E non riesco a entrare in partita. Ok. Corri, Chubek Woki, corri. Corri. La stiamo per perdere in maniera brutale. Ho aperto una breccia. Dovete supportarmi, per favore. Dovevate, potevate. Che poi a me fa ridere. I eroi scappano, non è che lottano, scappano. Ecco, guarda Yoda. È arrivato Yoda. Luke, Luke, Han Solo, che ci fai tu qui? Non dovresti manco essere non dovresti manco esistere in teoria. Ho lanciato un po' di barreggio qua e là, però sono stati inutili. Grazie al cazzo, ma cosa sto vedendo? Un massacro dopo l'altro, mamma mia. Bruttissimo.
No, ma stiamo perdendo. No, ma stiamo a perdere veramente di brutto, raga. E come? Non ce la facciamo, perdiamo in maniera più brutta possibile. Vabbè, ma come facciamo a combattere contro gli eroi? È una cosa difficilissima. Uso un'altra volta lui. Però, dai, credi finito. Dai, che forse ci riusciremo a fare qualcosa. Forse? No. Difendo, ah, cioè, siamo riusciti a fare qualcosa, dai. Ok, siamo riusciti a fare qualcosa. Ora però dobbiamo... Bella, ho fatto qualcosa di interessante. Ho fatto una cazzata. Pensavo che erano lì i miei nemici. Ho lanciato una granata inutilmente. Ho sbagliato pure l'avversario. Aspetta, cambia personaggio. Ecco, questa è una cosa subito positiva. E puoi entrare subito. Mano in alto! Che è? Ah, uno della mia stessa skin. Comunque, ah ragazzi, un'altra cosa che mi sono dimenticato. Un giorno si aggiungerà una nuova skin, quella là di Utapau, i cloni della fazione Utapau. Sono, tra virgolette, curioso e non lo so come dire. Sono indeciso. Cosa ho visto? Stiamo morendo in maniera molto obesa, vero? Sì, questo lo avevo notato anch'io. Però i nostri eroi stanno facendo finalmente qualcosa. Questa è una cosa molto positiva. Dai, che forse possiamo vincerla, forse, dobbiamo farcela. Se vinciamo, buono. Se perdiamo, sfiga. Madonna, che brutta morte. Ho sbattuto pure la schiena, aia. Credo che mi sia fatto leggermente male. Però sto facendo punti, dai. Vedo compagni morti, morire male. Dai, dopo questa vediamo se c'è cammino. Se c'è cammino, ottimo. Se non c'è cammino, vabbè, stacco un attimo la... Qualcuno mi blocca la strada. Bella, dai, massacriamoli come non ci fosse un domani. Bella, c'è quel drone da lì. Ah, mamma mia. Ah, mi hanno avvelenato, ora capisco il perché non vedo quasi un cascio. Allontaniamoci subito. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Sì, io lancio barrage, granate, del tipo faccio qualcosa di buono nella vita. Io sono un generale dell'esercito. Vedo sedie che volano. Sedie che volano. Mamma mia, stiamo facendo massacrata a un Jedi. Dal nipote di Asafato, ammazzato. Ah, però ho ammazzato un Sith. Questa è una cosa molto favorevole. Dai, ottimo. Però ci ha massacrato. Oddio, siamo rimasti niente in poi. Dobbiamo vincere, dai. Mamma mia, mi sto gasando solo per questo. Aia, che è successo? Chi è che mi ha colpito male? Ah, non ho capito che è successo. Come sono morto? Non lo voglio sapere. Dai. Oh, questa partita durerà soltanto perché siamo qui. Aia. Però cacchio, voi dovete pure intervenire, cioè non posso fare tutto io. Antipatici, siete cloni, sì o no? Che è successo? Vitto! Grande! Mamma mia, che partita, ragazzi. È stata tosta, è stata onestamente tosta. Dai, la prossima partita al camino e abbiamo finito, ok? Alla prossima, vi aspetto al prossimo... Non gameplay, alla prossima partita, perché devo farne due. È dedicata alla guerra dei cloni con General Grievous. Ah, bello! Bello, dai, non ci sono, pazienza. Ottimo, sono contento. Bella partita, mi è piaciuto. Mo' prossima a cammino, spero. Eccoci qua, ragazzi, siamo su Kashyyyk stavolta. Anche se io, onestamente... Mamma mia, è bello. Mi sta girando la testa. Ok, qui. Anche se io, onestamente,
volevo. Mamma mia, mo si stanno caricando i pixel. Aspetta. Oh. Guarda, è ancora deforme il modello, è ancora deforme. Fra poco si setterà tutto, guarda, mamma mia. Comunque dicevo, volevo fare sul camino, ma a quanto pare Kashyyyk. Vabbè, però siamo già a metà partita, dai, meglio di niente. No, perché raga, dovete capire che mo le mappe non sono più a linea d'aria, cioè del tipo la guerra civile, guerra dei cloni, la guerra del nuovo ordine. No, 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 ma che? No, no, non è più così. Oddio, ho visto soldato, sono morto male. Vabbè, mi stava pure laggando, ma che è oggi? Mo mi sta, non laggando, scattando per la grafica. Riesce a stabilizzarsi? Oh, perché non si stabilizza, capito? Quindi... Oddio, uno si chiama 22198. Oddio, ho visto qualcosa di brutto e mi ha tagliato pure la testa Yoda. Tanto solo io becco Yoda, era scontatissimo ragazzi, era assolutamente scontatissimo. Siamo su Kashyyyk comunque. Però io ora come ora volevo in realtà fare camino e poi andarmene, invece a quanto e fare il gameplay. Invece devo fare sia Kashyyyk, a sto punto registro Kashyyyk e poi farò anche camino. Volevo farvi vedere i modelli e cose, volevo anche far vedere qualche news. Comunque hanno corretto molte cose, hanno sistemato i bug, scimmie che non stanno più ferme, meno male. Questa è una cosa positiva, vedo un veicolo distrutto, quindi vuol dire un clone. E vabbè, però non puoi farmi sto scherzetto ora, dai. Perché non mi sta laggando, è proprio una questione che il computer mi sta dando qualche disagio cosa ho appena visto, oddio, inquietante quello che ho appena visto, ragazzi. Ma riesce a caricare i dati? Che cacchio è ora? O mi costringe a far uscire... Forse so qual è il problema, perché io sto... Praticamente... Forse so qual è il problema, ragazzi. Forse so qual è il problema. Praticamente io sto caricando dei dati e forse questo mi sta dando questo problema a caricamento. Capito? È un file pesante. Ecco, mo si è un po' più stabilizzato. Aia, quanto mi ha fatto molto male, non so chi, però qualcuno mi ha fatto molto male, non poco. Vabbè, sono ritornato in sesto, tanto vedo. Volevo farvi vedere bene anche le moto, ma perché sono usate queste moto? Hanno finalmente sistemato i bug che avevano, come ad esempio qua ci si dovrebbe stare una cacchio di scimmia che... Mo, giustamente non la vedi quasi più perché cammina per la mappa. Destinazione raggiunta, quindi figura. Sì, io non sto manco giocando ora come no, perché io voglio cercare questi aggiornamenti sistemati, no? Se mi scatta un po' allora ho capito, è il fatto che io sto scaricando delle cose, quindi ora come ora scaricando, sto convertendo dei video e mi sta scattando il gioco, ma non perché non supporta il peso, è proprio perché il computer si sta basando anche su un'altra cosa. Eccola, vedete quella scimmia, eccolo, una scimmia che corre. Vedete ora la scimmia come prima era bloccata, no? Ora come ora. Ah, però è più resistente di quella blu. Ah, però sono contento che hanno sistemato anche la scimmia. Le galline, gli uccelli volano, si muovono. Non c'è più quei bug, quegli errori brutti, stupidi per un gioco fatto bene, no? Perché dipende di base il gioco, non è malvagio. Il problema è come è stato... Ah, è morto malissimo. Qua hanno sconfitto Bosk. Bravi. Ok, comunque sto facendo leggermente schifo. Vabbè, non mi sto neanche applicando. Allora, difendi, dobbiamo difendere questa zona. Vedo qualcosa che sparano. Vai! C'è qualcosa qui? C'è qualcuno? No! C'è qualcuno? C'è qualcuno? Sì. Mamma mia, ma perché mi devono spaventare?
perché mi vogliono bene. Non vado certamente qui. È arrivato l'unico clone della zona, del tipo Life Apostles. Mi unisco. Lo so, purtroppo ora sto registrando, ma tanto a quella scimmia mi è antipatica. Mamma mia, mi sta scattando da paura. Vabbè, ma perché, ripeto, quel cacchio di video che sto convertendo, e spero che la finisca più presto possibile, perché effettivamente mi sta dando fastidio. Fastidio e noia, soprattutto noia. Aia. Ah, ma sta là sopra. Ma mo purtroppo con questo piccolo problemino come faccio a gestire il gioco ora? Mamma mia, che è successo? Non ho capito. Qualcosa mi ha buttato verso di loro. Molto male. Vedete, mo ha cambiato lo scenario. Guarda come scatta, perché giustamente sto convertendo quel cacchio di video. Guarda, manco li ha fatti in HD, vedete? Ah, però l'abbiamo. Ah, ne abbiamo distrutto uno ora. Ah, che bello. Dai, manca. Tanto spero che faccia soltanto una partita e non dobbiamo fare anche i cloni, perché se dobbiamo fare anche i cloni. Oddio, si è stabilizzato. Forse ho finito finalmente la conversione del video. No, se no già andava molto meglio. No, non l'ho ancora finita la conversione. Sì, perché quando io faccio i video che sono in AVI, li devo riconvertire in AVI, però che pesano un po' di meno. Un po' strano, lo so, ha una logica strana, però Fraps quando registra veramente sono pesanti. Madonna. Tutti i cloni di tutte le legioni, calma. Posso entrare da qualcuno? Sconfitto, sta combattendo, ok. Ah, è un super droid, bravo. Protocolli di demolizione attivati, bomba sul Juggernaut a ovest. Ah, ma che cacchio, solo io sto morendo male. Ma che palle. No, dai, fatemi entrare. Oh. Ah, guarda, è tutto sporco lui, quell'altro è tutto bello pulito. Che è successo? Brutto. Però sono un cretino. L'avevo visto l'implosore. Vabbè, che stanno sopravvivendo tutti. Io sono lui che sta morendo come un imbecille. Sì, a quanto pare. Ma sono un super droid. Sono un normale droide da battaglia. Un normale droide da battaglia. Ahia. Mi ha fatto male uno col catering che mi ha mirato da una distanza. Complimenti. Ma è strabiliante. I due art, quello sì. Sono curioso se li hanno aggiunti, perché ho visto che nei gameplay hanno fatto una cosa che mo ve lo devo dire, che a parte chi usa gli eroi non fanno quasi nulla. Cioè sì, fanno qualcosa, però non è che fanno chissà che cosa, a dire il vero, lo ammetto. Del tipo, i punteggi più alti sono tutti alti soldati, o semplicemente sono per utenti che hanno usato gli eroi e poi quando li hanno persi hanno usato i soldati e il gioco li porta. Ma che figata. Detto questo, questi si esploderanno. Detto questo, hanno aggiunto Genai Grievous, finalmente andiamo a vedere Genai Grievous, che voglio assistere al suo combattimento, perché è figo. Perché è uscito da poco, come vi ho detto. Ok. Hanno aggiunto il numero di unità speciali. Per esempio, per il super droid da battaglia, a posto di 2 si sono aumentati di 3. Per esempio. Per esempio, se lo uso ora, io starò alleato insieme a lui e dovrebbe starci anche un altro. No, è morto quell'altro. Vabbè. Aus. No.
Maledizione. Sono morto malissimo. Quasi, però. Yoda. Ma perché solo io beccavo a Yoda? Io odio questo fatto che solo io becco a Yoda. What the fuck? Allora, poi, quindi hanno aumentato il numero dei come si chiama, delle unità pesanti. Quindi sono 3 unità loro, 2 unità loro sono rimaste, hanno aumentato il numero di, non di questi, forse sì, chiamiamoli di questi, però sono in forse in certe mappe. E poi l'uso degli eroi in battaglia, che ne sono in 4 a quello che ho capito, mo non esageriamo, ma so che ne sono in 4, già sono 2 qui, uno e lui, gli atti stanno qua, no, sono caduto come... What? Si può entrare, guarda, sapete che figata che potevo entrare in una zona accidentale? Cosa è caduto lì, boh, non lo voglio sapere. Comunque mi scatta ancora, maledizione. Mi scatta per quel fatto di che sto convertendo quel video. Sì, perché è un video pesante che dura un tot di tempo e mo sta convertendo, però che palle. Mi annoia questo fatto perché mi vedo un supereroe da battaglia, vediamo se ne becchiamo altri. No. Mamma mia, stiamo facendo una brutta fine con l'aiato. Ma com'è? È ingattirato da qualcosa? Non l'ho capito. Dai, usiamo il super della battaglia. Ci sta qualche droga della battaglia? No. Così, no, così mi aggrego a lui, capito? Vediamo un po'. Perché l'avevo visto prima uno, però. Ah, eccolo qua. Uno, siamo in 2. Ora c'è anche il terzo. No. E con me. Solitamente sono anche in 3. Dai, fammi uscire il terzo, così posso confermare la mia, il fatto che dell'aggiornamento che sono adesso in 3. Sì, perché dovete sapere che invece in eliminazione si può essere in 4. Perché è facile da confondersi con quello con il jetpack, però con quelli del jetpack hanno delle strisce. Ah, eccolo qua l'altro, vedi che siamo in 3. Oh, avevo detto io. 1, 2. Il terzo va già scomparo. Boh, comunque siamo in 3. Attivazione conto alla novenza. Mantenere un perimetro attorno alle carte. Eravamo in 3, io sono morto. No, era pure una mina. Vabbè. Oh, dai, abbiamo vinto comunque. No! No, ma che cosa? Che cos'è sul supremazia? Ma cos'è sta cosa? No, no. Tubature anteriori libere, non esploderanno. Supplementari, chi è che ha vinto? Sconfitte, no, che palle. Dai, speriamo che è finita così perché non è piena di. Questi che attaccano, fanno danno, ci distruggono un veicolo, giustamente. Comunque il gioco sta migliorando, questo è poco ma sicuro, strano ma sta migliorando. Oh, tu, solo un eroe ci sta nel gioco. Però bei punteggi hanno fatto tutti, sul 22.000. Continuiamo con Kashyyyk, quindi facciamo anche la Repubblica. Oh, passiamo piano, cambiamo pianeta. Spero che cambiamo... Ok, allora rimaniamo su Kashyyyk. Ok, siamo sempre su Kashyyyk, ho scelto... il clone semplice, ovviamente. Ho dovuto rimuovere quel fatto del video, perché se no mi scattava il gioco. Vedi come adesso si vede meglio? Come vi ho detto, pure al buio, che bello. Wow, belle skin, dai, siamo quasi tutti bianchi. Tranne qualche mimetico, più che giusto. Per la partita qui mimetico ci sta perfettamente. Io sono l'unico bianco bianco con dei pallini rossi che sembra che identifica del tipo devi morire male, no? Sei il nostro bersaglio in pratica. Vedete adesso come si carica più velocemente, più giocabile. Sì, si sta caricando il texture ora, però rispetto a prima
Sì, perché io so cretino che ve lo stavo convertendo un video ora che pesa un quinta. Qua già abbiamo messo. Aia. Fatto una brutta fine, però. Sì, però io volevo far vedere. Non so generale Grievous, però volevo far vedere. No, cioè dico. Vabbè, andiamo super definito. Che palle. Io volevo Camino, perché così faccio vedere anche la fase 1. Sì, perché uscendo Geonosis avremo due pianeti, sia della fase 1 sia della fase 2. Però io dico mo una cosa che ho visto, per parlare sempre dell'aggiornamento, perché io questo volevo parlare di questo, in questo video, il fatto che, oh mio Dio, stiamo facendo un sacco di danni ai veicoli nemici, ottimo. Cioè un sacco no, però. Che brutta morte. Ma che pretendo effettivamente da soldato. Non posso manco andarci. Ecco, devo aspettare sempre quei due secondi. Giustugi. Mamma, e basta, ho capito. Ah vabbè, pure io che mi trovo davanti a loro. Aspetta, me ne vado. Scusate. Non era la mia intenzione di intralciarvi. Scusate. Madonna. Droide di merda. Ecco, hai fatto la brutta fine che meritavi. Comunque, tornando a noi, hanno fatto comunque bene il fatto di ti fai questi aggiornamenti e sistemazione del gioco. Sì, chi adora Guerra Stellare almeno mo può fare un gioco più decente, non vedere bug, non vedere quei cazzo di là, perché adesso è diventato una cosa comica giocare a Battlefront, non era più una cosa del tipo seria. Non so come, per farvi capire. No, forse siamo ancora troppo, sono troppo lontano, vero? Ah, prima, aia. Vabbè, però non è giusto. Morto. Volevo colpire con lo, con il coso, vabbè, pazienza. Perché molti, diciamo che il gioco stesso Battlefront ha perso molti giocatori per via del fatto che è partito male. Ok, aveva dato un'ottima proposta di gaming, non di gaming, di un po' più di fantascienza, tema Guerre Stellari, multiplayer, sfizioso. Solo che facendo tutti quei bug, errori, ecco, è diventato una barzelletta sto gioco. Ovvio che molti con 70 euro hanno rifiutato assolutamente la cosa di aver speso così tanto per un gioco non solo incompleto ma pieno di errori, difetti, che giustamente ti fai le mie risate. Ecco perché ora, oddio, non l'avevo visto. No, vabbè, mi ha piato come che lotta lì, che cazzo ha fatto boxing questo, dicevo, non mi dimentico. E quindi giustamente il gioco è stato mandato un po' a quel paese, no? Ma giustamente tutti questi aggiornamenti sono tutti gratuiti, chissà perché, giustamente, perché ci sta pure il fatto che dopo aver un po' deluso un po' di gente, giocatori e soprattutto quello che hanno fatto compere, si sono incazzati come delle bestie, no? Oddio, siamo indietro, questa non è una cosa positiva, e poi è brutto come cosa, io devo avanzare di molto, e mo come faccio? Se mi beccano i droidi sono cazzo. Vedo qualcuno là che non vorrei incontrare ora come ora, Ho detto che non voglio incontrarlo e lo becco, cioè sul serio. Vabbè, ma cosa? Bello General Grievous, non c'è niente da fare, è troppo bello da vedere. Io aspetto di fare una partita anche su Camino, così mi diverto. No? Mi diverto a farvi vedere anche le skin della fase 1. Mo quando uscirà Geonosis, uno dice: ah, ma quindi non hai fatto quindi i pianeti non sono lineari. No, non sono lineari, perché io avrei già registrato già da un bel pezzo sia Camino che Naboo, perché Naboo, vabbè, mi piace per il pazzo reale di Caserta, ragazzi, diciamocelo. Kashyyyk un po', ben poco mi importa. Vabbè. Kill Dahalaat. Ah sì, il nostro veicolo di trasporto cannoniere, insomma, sta facendo degli ottimi, bravo, ottimi lavori. Ho visto qualcosa che non mi è piaciuto vedere.
Ma va bene. Andiamo a riprenderci qualcosa. Quello ha preso lo scudo, io vado a prendere quello. Aia, chi è che mi sta facendo male? Ah, sono cretino io. Ah, ecco dov'era. Era là. Corri, corri, corri. E quindi, che dicevo? Quindi dà fastidio il fatto che per aspettare... Già i pianeti della guerra dei cloni sono solo 3. A breve 4. Però il problema è questo. E tutti gli altri sono dell'impero galattico o del nuovo ordine. Quindi questo cosa consiste? Consiste che... consiste che i cloni si vedono solo in tre mappe. 3 su 8, 9, 10, 11, 12, 12 mappe. Capito? Quindi su 12 mappe solo 3 sono della Repubblica. E questo è un bel problema. Ah, ecco, finalmente. Sì, perché il nostro scopo è distruggere questi veicoli. Se li distruggiamo ci favorisce dopo nel secondo round. Distrugge tutte e due, non è facile, però ci proveremo. Aia, qualcuno mi sta facendo molto male. Ah, eccolo. Muoviamoci ad avanzare. Comunque, quindi purtroppo le mappe mo sono randomiche, non hanno più un percorso lineare. Questo è il problema. Quindi quando uno entra in partita si deve sperare che uscirà prima o poi la mappa che vuole. Però questo è brutto perché se uno vuole soltanto l'impero galattico, no? la guerra civile classica, allora io consiglierei ai sviluppatori, questo spero che lo faranno come aggiornamento a dicembre o fine novembre, va, quando uscirà Geonosis, di fare la guerra dei cloni, la guerra civile e la guerra quella lì ultima della nuova trilogia, no? Con il primo ordine. Perché ognuno hanno 4 pianeti e non è malvagio differenziare, così uno dice ok, vuoi fare solo la guerra dei cloni e faccio la guerra dei cloni, un altro dice io voglio fare l'impero galattico, faccio l'impero galattico. È più bello così, almeno. Però molti poi direbbero però c'è un problema che sto riflettendo, anche se ci sono molti giocatori, non è che dovrebbe fare pochi server, perché diminuiranno le persone che vogliono giocare soltanto in quello, soltanto a quello. Non so, devono dividere questa cosa, perché comunque i cloni sono veramente limitatissimi. O faranno molti pianeti sui cloni, cioè devono farne praticamente almeno 6, così almeno c'è una percentuale più alta per avere i cloni in battaglia. Dico 6 perché possono fare 3 con la fase 2 e 3 con la fase 1, che non è malvagio come cosa. Propongo, ipotizzo che si potrebbe fare. Molti mi direbbero, e allora che pianeta possiamo mettere? Beh, ci sta quello di Christophix, di The Clone Wars, che possono fare per la fase 1, che hanno fatto pure il film in questo caso, e può essere considerato e contato, no? Non mi sembra che è sbagliato, mamma mia, mi stanno canonizzando in maniera brutale. Vedo qualcosa di brutto lì, forse l'ammazzo. Ho ammazzato generale Grievous che muore poi in fiamme. Che è successo? Lol. Ok. Ah, non l'avevo visto. Ma cos'è quel coso? Via. Ma cos'è? Via. Morto. Vabbè, giusto, come potevo sopravvivere, via. Comunque, tornando a noi. Quale altra cosa volevo dire? E quindi in altra invece per la fase 2 semplicemente posso mettere un Tapao, che è basato in episodio 3, quindi alla fine si può mettere ben già 3 mappe interessanti sia per la fase 2 e fase 1. Poi se vogliamo fare 8 pianeti per la Repubblica, quindi altri 2 in più, consiglierei assolutamente in questo caso Geonosis, già lo ammetto, quindi già 4 siamo a posto. Posso mettere Coruscant, che è la base principale dell'impero e della Repubblica Galattica, cosa che la mappa qui non abbiamo, e questa è un po' una presa per i fondelli. Per chi fa di guerre stellari è una delle mappe che devono essere messe a posto per forza, se no
Che cacchio, anche che può essere una mappa che può essere messa sia per la versione imperiale che repubblicana. Non lo so, si deve vedere, ragazzi. Poi un'altra cosa che potrebbe essere interessante come altro pianeta, che già ci stavo pensando, era... aspetta, qual era l'altro pianeta? Perché comunque ne ho detto 7, quindi mancherebbe uno. Almeno un altro per la fase 1. Per la fase 1, quale altro pianeta ci potrebbe stare? Ormai cammina l'abbiamo messo. Geonosis pure. Mettiamo Christophix per fare una cosa simpatica. E possiamo alternare con un pianeta... ah, no, con pianeta nervoso si deve mettere però anche. E però lì purtroppo devono mettere poi... le skin dei Marine Troopers, e quindi già variano l'aspetto estetico dei cloni, e là sarebbe più idoneo per la fase 2. Quale altro pianeta per la fase 1 potrebbe mettere? Così fanno 4 della fase 1 e 4 della fase 2. Fatemi pensare, fase 1 chi cacchio può... quale quale pianeta? Voi ne pensate, quale pensate secondo voi? Quale sarebbe meglio? Mustafar? No, Mustafar... perché Mustafar la pronuncia, non Mustafar. Mustafar sarebbe sempre fase 2. Sì, ci sono un bel po' di pianeti. No, fase 1, chi cacchio possono mettere? Sapete che questo è un problema con la fase 1, perché la fase 1 hanno fatto vedere tutti i pianeti in The Clone Wars. Però The Clone Wars è una cosa, il film è un'altra cosa, quindi qua hanno detto che mettevano, come posso dire, cose... Madonna, vedo un General Grievous lì bruttissimo che mi sta venendo ansia solo a vederlo, quindi col cacchio che io faccio una cosa bella, entro col cacchio che mi metto a affrontare Grievous da solo. Infatti hai visto che si è scappato pure lui. Vedo un Grievous, un Grievous selvatico, un Grievous, ma perché mi hai mirato a me? Morto di brutto. Ah, è morto, oddio, un Grievous abbattuto dall'esercito dei cloni. Madonna, ma tu sei qui? Eri un nabbo, ragazzo. Ordine 66, ordine 66! Ok, basta. No, fase 1, sapete che manca un... Ci potrebbe stare, però non so quale cacchio mettere per la fase 1, è vero. Cacchiarola, mi stanno fregando. Vabbè, possiamo mettere Migeto, quello nevato, quello con la neve, insomma, ghiacciato più che altro, con la fase 1. Cioè, si potrebbe un po' alternare, ragazzi, perché comunque non è necessario che devono stare per forza con la fase 2. Mo stavo riflettendo, però si può mettere una fase... ho problemi di connessione, che bello. Però si può mettere comunque, ripeto, qualche pianeta. Già questi pianeti sono tanti in teoria, quindi va più che bene. Aia, non l'avevo visto. No, niente, questo. Invece, per quanto altro, comunque ho notato una cosa nell'immagine di Geonosis che è stato dedicato con Generale Grievous. È stato il fatto che ho notato, questo molti mi stanno dicendo, non è vero, guarda bene che è una tua impressione. Io noto una cosa che non mi piace, ma spero che sto sbagliando, che hanno fatto i modelli skinnati, cioè con immagini predefiniti nella mappa di Geonosis. Uno direbbe, e che cosa avevo messo? Non lo so, però vedo delle strisce, delle fasce, vedo cose che non mi stanno molto piacendo. Spero che un'impressione mia, che di paura, che ho seriamente paura che farebbe un errore, una cosa brutta nel gioco. In questo caso spero che sto sbagliando, madonna, spero che sto sbagliando, e che comunque i cloni della fase 1 a Geonosis sono non skinnati, ma sono tutti bianchi, e magari l'unico skinnato può essere l'ufficiale o qualche un pesante, magari gli mettete i gradi, no? Quello lo accetterei volentieri, mettete i gradi. Madonna, ma che sta succedendo? Ma è un massacro. Ma mi devo veramente avvicinare? Io ho paura di avvicinarmi, ragazzi. Wee, volare. Ah, ecco. Madonna, che brutta morte che ho fatto. Ma so poi ho finito a terra. Io non so se avvicinarmi lì, ma guarda, lo stanno cannonizzando proprio, del tipo spostatevi che qui ci pensiamo noi, no? Infatti l'abbiamo persa. No, ancora ancora siamo a difenderci. Zitti, zitti. Ho visto un tizio volare male.
Alcuni stanno usando le skin della mappa base. Non so se sono nuovi giocatori o sono giocatori vecchi che però non vogliono mettere le skin, quindi mettono il gioco base, l'immagine base. Oddio, corri, 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 corri. Ma che è un massacro? No, io non riesco più ad andare avanti, ragazzi. È un massacro totale. Usiamo lui. Ci proviamo. Comunque, come skin vi devo informare, ragazzi. Come skin vi devo informare, ragazzi, che praticamente, oddio, ma perché solo io per cioè, ho visto un affondo bruttissimo. Io meno male che sono lontano da qui. Guardalo, aia, Grievous, fatto male. Chi è che mi ha ucciso? Ah, non pensavo che era morto. Vabbè, zitto. Dicevo, no, combatti, stai fermo. Niente, sconfitto. Volevo che stasse un atto fermo. C'era il generale Grievous da qualche parte qui. Se n'è scappato, fifone. Sei un fifone. Oddio, ho fatto una cosa strana. Ah, è morto. Morto, morto male. Però abbiamo vinto. Ah, ah, alla faccia vostra. Abbiamo vinto, sì. Comunque, no, come skin, perché comunque dobbiamo considerare che, che l'ultimo aggiornamento, le ultime news del gioco di Battlefront 2 hanno confermato che ha intervenuto, a quanto pare, Lucasfilm sul progetto di Battlefront 2. Hanno detto che hanno detto all'IA, proprio alla DICE, di continuare il progetto su Battlefront 2 e non fare un nuovo gioco di Star Wars, perché quello che hanno fatto è stato veramente un pessimo modo di gestire un gioco, insomma. Non è che hanno detto proprio questo, però in teoria così è stato, cioè hanno detto chiaramente che dovevano risistemare questa situazione di questo gioco che è stato visto male. Infatti gli aggiornamenti saranno anche in futuro, ok? Speriamo che... Quale altro... Fatemi vedere il pianeta, per favore. Ci saranno nuovi futuri aggiornamenti, sempre gratuiti, sottolineo gratuiti, nel... fino alla... morte nera, no. Mo esco proprio. Ecco. Dicevo, no, basta, non c'è cammino, lascio stare. Ho fatto già due gameplay pure lunghetti, quindi stoppo così. Però lascio con gli ultimi aggiornamenti, dicendo che ci saranno nuovi aggiornamenti del gioco fino al 2019, non fino al, anche oltre il 2000, quindi si parlerà di tutto il 2019. Quindi la DICE voleva concludere Battlefront 2 con gli ultimi aggiornamenti, con Anakin e Conte Dooku, a dicembre. Però in realtà alla fine hanno disdetto dopo questa conversazione, discussione, e hanno... Arrivo subito e hanno... Così stacco. E hanno deciso di far continuare il progetto di Battlefront 2 perché è partito male. E tutti lo sanno. Cioè, un gioco che tutti hanno detto da evitare. Invece meno male che si è ripreso. Però ha perso molti giocatori all'inizio, quindi stava veramente rischiando di andare a quel paese il gioco. Anzi, molti ci giocavano per i bug. Ora finalmente i bug sono stati risolti e mo metto contenuti. Spero che metteranno futuri armamenti e soprattutto altri aspetti interessanti, sia sull'impero, sia sui cloni, perché i cloni mo metteranno quello di Utapau come skin. I cloni di Utapau e l'arancione, chi si ricorda del film. E poi la 501esima, proprio quelli là color blu, quelli che hanno fatto poi l'Ordine 66 su Coruscant, però quello sempre a dicembre o inizi gennaio, insomma. Bene, detto questo, credo che vi saluto qui Delta 28, passo e chiudo. Per il prossimo video che volevo farvi vedere, cammino con le skin, magari sarà per un gameplay con amici o non lo so. Intanto farò un video separato in più in là per farvi vedere gli NPC e gli aggiornamenti. Magari, forse, spero che aggiorneranno anche l'arcade e modificheranno un po'
di cose. Ah, ultimo aggiornamento, non si sa quando, si parlerà proprio nel 2019, metteranno finalmente la modalità conquista. E uno dice qual è? Quella là con conquista basi e difendi. Molto interessante. Quella era la vera versione di Battlefront e non vedo l'ora e speriamo in bene. Qui dal 38 passo e chiudo.